Bella ragazzi, sono Andrea Gorsi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Paraia e ci ritroviamo dove ci siamo lasciati. Oppala. Ovvero qui. Ragazzi, Karina è sparita. Porco. Ragazzi, Karina è sparita. Quasi quasi faccio anche esplodere quelli. Cazzo, sono anche a fine munizioni. Un attimo, eh. Ci sta mettendo in ginocchio. Ok. Dammi. Medikit, no? No, eh? Bastardi che non mi date il fucile a pompa. Niente, Karina è sparita e ce l'ha messo in culo, come si suol dire. Ok. Occhio là. Sì. Conosci il poker, Doc? Là. Adesso ti facciamo noi il colore. Orco. Cura. Arrenditi, Mason. Curati, via. Curati. Ok, basta così. No, ricarica. Vai. Merda. Che cazzo fanno questi? Vai. Ci penso io. Aia. Uno. Dov'è? Oh merda. Che culo. No. Ecco, questi con la fucile a pompa sono bastardissimi. Vaffanculo. Oh, grazie. Ricarica. Sì, quello si stava già avvicinando però. Perfetto. Ah, intanto ragazzi, ditemi la vostra impressione. So che è un gioco alieno che nessuno sa l'esistenza, però almeno un parere non ci sta, starebbe male. Poi che vi piace il genere o no, no, quelli sono comunque gusti. E, ragazzi, c'è chi piace e c'è a chi non piace. Diciamo che io sono sempre stato uno che piace il genere un po' tutto tondo. Cioè che non sono fissato a un ecco, questo invece c'è, ecco, è una parte bella di questo gioco, scusate se vi interrompo, è la possibilità di guidare i veicoli. Andiamo incontro là. Adesso un attimo che devo trovare una via d'uscita. Ok, l'ho trovata, ma vaffanculo. Ok, dicevo, a me piacciono quasi tutti i giochi di quasi tutti i generi. Solo che può capitare. Ok, lì c'è della gente. Andiamo di qua. Solo che alcune volte può capitare che magari come è suo, cioè come sta succedendo adesso, magari mi viene voglia di giocare tipo a più giochi RPG che appunto spara tutto in prima persona, oppure c'è il periodo che preferisco giocare ai giochi di macchine, come ha fatto a vedermi. Adesso questa me la dovete spiegare, e magari me nello stesso
nello stesso tempo giocare anche meno ai giochi RPG, però. Ma dipende dal periodo, ok? Altrimenti io sono sempre stato uno tutto tondo. Porca miseria, adesso ci penso io, guarda. Un colpo. La fortuna proprio, merda. Aspetta, c'ho... Dovrei avere il lanciaco... Dammi il lanciacoso. Merda. Vai. È grande così. Anzi, mettiamolo anche dentro magari. Là. Non c'è nessuno qui? Ok, non è, mi do una caricata, ragazzi. Mi do una caricata sempre avere la vita piena, ragazzi. Sempre avere la vita piena, ragazzi. Questo è un consiglio che vi do. Soprattutto se giocate a difficoltà elevate, come sto facendo io. Ok. Aia, sta arrivando gente, mi dicono. Ok, nuovo potenziamento, grazie. Qui si sale nuovamente. Ok, siamo sul tetto, tipo. Merda. Aspetta, dobbiamo ritornare nella macchina, però. Allora, buttiamoci di qua. Sali per di qua e... Ed eccoci qua. Ok. Risali nel veicolo. Grazie. Ah sì, quella... linea verde in basso è la vita del veicolo. Perché non lo sapesse. Merda. Via, 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 via. Porca merda. Ah, ragazzi, se si distrugge il veicolo dobbiamo farlo tutto a piedi, ragazzi. Eccolo. Ma nessun problema. Là. Però purtroppo non si può riparare, ragazzi. Purtroppo non c'è possibilità di riparazione, a meno che non ce ne sia un altro. E questo lo metto qua per sicurezza. Riesco a fare una cosa un po' stealth, anche se questo gioco di stealth non ce n'è neanche un. Salve. Ok. Anche se purtroppo di questo gioco di stealth non ne sa neanche che cosa vuol dire. Oppala. Ragazzi, stiamo facendo una cosa stealth che poi questo gioco non è stato concepito per lo stealth. Ma qui dobbiamo passare. Merda. Vai. Se riusciamo a superarli senza che loro ci scoprano. Ragazzi, sono un grande. Grande così. Abbiamo anche risparmiato. Ok, gente che muore random. Scusa, come passo da qua? Di qua? Ah no, di qua. Molto probabilmente di qua. Ok. Allora mi sa che dovevamo abbandonare il veicolo. Oh merda. No, ragazzi, questi sono bastardissimi perché ti vengono addosso. Guarda. Ma vaffanculo. Questi qua, ragazzi, ti vengono addosso, eh. E con un colpo praticamente vi ammazzano.
quindi dovete stare molto attenti e molto veloci. Merda. Mi sa che arriva per dire... eccolo. Guarda, 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 guarda. Ok, con ben 5 colpi gli è... con il fucile a pompa. Salve. Non so se... no, troppo alto. Sì. Troppo alto. Prima è per scendere dal veicolo. Non sono arrivato a piedi qui. Ok, ho anche finito le munizioni del mitra. Ma cosa fare? Merda. Dammi il bulldog, grazie. Che tra l'altro, ragazzi, una piccola chicca. Il bulldog è uno dei soprannomi, possiamo dire, più utilizzati per quanto riguardano le... aia. Le armi. Ma una piccola chicca. Dammi, grazie. Ok, nuovo livello. Non guardarmi così. Prendi i fucili. No, io ti guardo così, se sei scappata via. Ok, adesso abbiamo la mitraglia. Ok, premi sinistro per sparare i razzi, Q per sparare con la mitragliatrice. Ok. Pampete. Esatto. Così si fa. Ok. E così il gameplay varia, ragazzi, un po'. Sempre a sparare, almeno così c'è almeno un pochino di varietà. Oppala. E olle al rallentatore. Grande così. Merda. Ma sta già muovendo la macchina? Che cazzo è? Ah, poi un'altra cosa. I razzi sono teleguidati. Merda. Sei ingolfata la macchina, ragazzi. No, qui ragazzi non ce la si fa, ve lo dico. Dai. Dai. Un tacchino di vita, ragazzi. Cioè, io non voglio dire. Vai, vai. Salto della paura. Vero che salto della paura che ho. Vai. Ci inseguono, cazzo. No. Ok. Chi è? Ma vaffanculo. Che pelo. Tanto così nel morire. Guarda. Oppala. Ok, questo sarà nello speciale 2000 screen. Confesso, faccio parte della CCT, la Commissione per il Controllo Transgenico. Transgenico? Organismi e malattie create dall'uomo. Dovevo tirarti fuori di prigione. Prigione? Non sono una criminale. Non l'ho detto, infatti. E comunque non importa. Richiederò aiuto via radio e ce ne andremo. Ok. Fa attenzione. Stai qui. Ok, ragazzi, questa è la
seconda missione, no, terza missione che facciamo, ma visto che siamo a 15 minuti, facciamo anche questa, ragazzi. Adesso vediamo. Allora, siamo messi un pochino male, sia per quanto riguarda le munizioni, che non siamo messi benissimo, per nulla. Però vabbè, ci accontentiamo. Oppala. 1, allora, vediamo quanti sono. 1, 2, 3. Lì ce n'è un altro. 1, 2, 3, 4, 5. Lì dentro ce ne sono 2. No, 6 sono. 4 lì più 2 all'interno. 7 sono. Ma che 7? 6 sono. Ok. Occhio. Se riusciamo a far... Merda. Ok, là mi sa che non ne possiamo... Aspetta. Che poi la cosa curiosa è che tu li passi davanti e poi loro se ne sbattono altamente. Guarda. Io passo così. Ciao. E loro se ne sbattono altamente. Cazzo, ok, mi hanno scoperto. Via. Ok, non dobbiamo sprecare le munizioni perché ce ne abbiamo poche. Lì sbuchi con la testa. Ok, l'allarme. Era molto prevedibile, ragazzi. No, è un epon. Riesco ad andare con il fucile a pompa. Proviamo con questo, vediamo se ci riusciamo a beccarlo un po'. Troppo alto. Via. C'era uno lì? Non lo so. Vieni qua, vieni fuori. Qua che arrivo io adesso. Ah. Merda. Non mi prendi. No. Ah, che cos'è? Ok, devo fare assolutamente del rifornimento. Ok, vai. Ah, fanculo. Ok, spegniamo questo maledetto allarme. Là. Salvataggio, meno male. Ok, nuovo fucile. Da cecchino, cazzote cattivo. Ok. E penso sia lì la zona, sì. E abbiamo anche il mirino volendo, quindi. Grande così. Anzi, facciamo un po' fuori dei nemici. Se è un cecchino un po' deve l'elo, due colpi. Va. Ma poi sono 4 colpi. Dentro. Ma vaffanculo. Ma secondo me staremo tipo beccando il muro. Oh, vediamo qua adesso. Porca merda. No, è... Lo dobbiamo potenziare, ragazzi. Assoluto merda. Ah, eccolo, guarda dov'è. Là.
Non muore, incredibile. È un Highlander. Aia. Che cazzo è? Ok. Ok, non abbiamo più... Ma chi è adesso? Dov'è? Non lo vedo. Ok, però è meglio quando ti detenuare a muoversi. Che così almeno non è cibecca. Posso? Ok. Ok, ho aperto le porte. Oh merda. Ho aperto queste di porte? No, non penso. Aspetta, di qua. Ok, mi sono messo un attimo nell'angolo. Che ne dite? Questi che si nascondono, che merda. No, prima quello con la pompa e poi tutti gli altri, perché sono quelli più scemi, infatti. Dov'è? Oh merda. Devo trovare questo cecchino. Se riesco a trovarlo magari. Aia. Chi è che mi spara? Basta. Aspetta, dammi questo almeno. La Hammer. No, funziona. Ora manca il cecchino, dov'è? Bella domanda. Ok, ah vabbè, queste cose sono rotte. Conosci il poker, Doc? Adesso ti facciamo noi colore. Che cazzo? Aspetta, ma è qui sotto, mi sa, vorrei dire. No, ok. Dov'è dov'è l'entrata? Ancora, sto cazzo di coso. Forse dall'altra parte? Può essere? Qua dentro? No, questo è un hangar tipo. Adesso ti facciamo noi colore. No, qua è bloccato. Ragazzi? No, sì, vabbè, se poi... Ci siamo, ragazzi. No, questo qui facciamolo per conto. Trovo la sala del collegamento del satellite. Allora... Ok. Allora, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio andremo nella sala del collegamento del satellite per trovare qualcuno da aiutarci. Porca miseria.
7 e 6. Sai che devo finire l'episodio. Che cazzo è? Ok, comunque, per questo episodio... Oh, avete rotto! No. Ok, comunque ragazzi, questo episodio di... dei parai è tutto, nel prossimo episodio andremo avanti appunto, quindi per questo episodio è tutto, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se volete venire ancora aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollice su se vi è piaciuto l'episodio e mi raccomando anche di dare la vostra nei commenti, e noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Paraia. Bella!